Giovanni, no, dai. Perché siccome la nostra è una televisione che fa partecipare, stai zitto. Dai, fa partecipare anche la gente da casa. Vorrei far partecipare il nostro telespettatore che ci sta magari anche guardando da Varese, no? Che si chiama Mauro Marchesotti, il quale mi ha mandato una poesia sul gol di Muntari. Me l'ha mandata dedicata a Ruiu. La poesia si chiama San Juan Faminga in Ghana. È veramente delicata, carina. Ve la leggo perché merita. Abbiamo ancora 5 minuti. Anche un mostra pure la foto di Muntari. Questa è riferita a Ruiu che va sempre con l'iPad. Ma lui non va in giro con l'iPad, però potremmo darla a Gagliani che va in giro con l'icona dentro il telefonino. No, non c'è. Mostra più. Pure, no, dice Uccello che gliela. No, non darti troppo. Mostra pure sul cellulare di Gagliani. Mostra pure la foto. Tu il gol di Muntari. Dai, facciamola leggere rapidamente, sì, Marcello. Ora dai, leggi, veloce, con su. I giusti toni. Marchesotti, scusami, no, ma non dai, si può ragazzi, leggere il lavoro di questo. Mi piace, Marchesotti. Va bene, dai. Dai, mostra Marcello pure la foto di Muntari come icona. Ah, non si legge così. No, ragazzi, dai. Se deve leggere, ora legge bene. Siamo seri. Mostra cose che sembra. Facciamola leggere, non interrompiamo. Ragazzi, aumentate il sottoscritto, sennò abbassiamo i microfoni. Ma la cosa bella. La cosa bella che adesso la cosa bella è la poesia. Ma cosa bella? Cosa c'entra quello lì? Cosa c'è? Va bene. Quello lì! Con Muntari, cosa c'è? Lui tu c'hai Ronaldo Giuliano! Vai avanti per la tua storia! Se quella poesia su Ronaldo Giuliano! No, adesso muore! Muntari! Ma io difendo... Ma guarda un po'... Adesso parlo il microfono, ragazzi! Non voglio abbassarvi il microfono! Leggiamo questa meravigliosa poesia, per piacere! Dai! Adesso è colpa mia! Dai, io leggo, però non devo, no! Dai, io la leggo anche veloce! Mostra pure la foto di Muntari con l'icona per gli anti Juventini, fai proprio una ficchia che pernacchia lui. Dai! Ma Scarpini! Dai, se no non la leggiamo. Fai proprio una figurona. Non devi certo far sforzi per dimostrare che quel gol ormai famoso fosse regolare, ma se sei onesto, come sempre vuoi apparire, assieme all'icona non dimenticarti di riferire che anche il gol di Matri non valeva meno, ma nessuno ha fatto casini. Quindi sta sereno. Nel secondo tempo McSellon andava cacciato, dato che si era con passione dedicato al pugilato. L'arbitro non ha visto e noi juventini diciamo pazienza, ma il Milan in 10 avrebbe avuto la stessa valenza. In 10 avrebbe avuto la stessa valenza. Valenza. Bravo Marchesotti. Hai capito? Poesia. 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 Devo dire.